Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Amici sportivi di GoTV, finalmente eccoci con il quinto appuntamento con GoFantaBall. Anche oggi non sono da sola, sono in compagnia di un super ospite che alcuni di voi hanno già conosciuto, altri forse no, e dunque io lo vado a presentare. È Leonardo Di Terlizzi, admin della pagina Instagram FantaBoom. Ciao Leonardo e grazie per essere con noi. Ciao Rachele, ben ritrovate e buonasera a tutti. Grazie. E come stai Leonardo? Tutto bene. Anche dopo la sconfitta? Insomma, proprio lì volevo arrivare. Beh, per chi non si ricordasse, fra i nostri telespettatori, l'ultima volta che Leonardo è venuto in studio ospite da noi, io e Leonardo abbiamo fatto una sfida, i miei 11 contro i suoi 11. Ovviamente ho vinto io, corto muso 1-0 grazie a Consigli che ha parato un rigore e a Scamacca, e anche grazie ad Aramu che quel rigore se l'hai fatto parare, che l'avevi schierato tu, giusto Leonardo? Aramu, sì. Vabbè, per galanteria ho provato in ogni modo a fare zero gol e a farti vincere, ma oggi avrò sicuramente la mia vendetta. Va bene, allora vedremo poi la prossima volta se oggi avrai la tua vendetta oppure no. Ma allora, prima di andare a scoprire nello specifico che cosa ci attende in questa 30ª giornata di Serie A che ci aspetta a partire da venerdì, io voglio andare con Leonardo ad analizzare quello che sta succedendo nel nostro campionato. Quindi, la lotta a scudetto, c'è il Milan da solo lì in vetta a 63 punti, poi c'è il Napoli che segue a 60, l'Inter a 59, attenzione alla Juventus invece a 56. Leonardo, il Milan, secondo te che cos'è che sta portando il Milan così avanti? Che cosa lo fa rimanere là sopra? Perché poi all'inizio del campionato forse nessuno si aspettava un Milan così competitivo. Allora sì, sicuramente secondo me c'è la freschezza di molti giovani che quest'anno sono definitivamente esplosi, vedi Kalulu, Tonali e Leao, che unita all'esperienza di veterani come Ibra e Giroud possono sicuramente essere determinanti nel percorso dei rossoneri. Inoltre un altro fattore che può essere fondamentale è anche il fatto che il Milan è uscito dalle coppe prima delle dirette concorrenti, quindi sicuramente ha più benzina in corpo. Quindi questo sarà molto importante per questo rush finale di stagione. Invece per quanto riguarda l'Inter, che è partita a bomba in questo campionato e poi adesso sta un pochino calando, che cosa succede? Perché ci sono alcuni problemi a centrocampo, soprattutto nelle ultime partite. Abbiamo visto quelle due partite in cui è mancato Brozovic a centrocampo, è mancata proprio tanta qualità. Per esempio non si è allenato neanche Vidal in questi giorni perché ha avuto dei problemi. Gagliardini e Vesino forse non sono esattamente in grado di sostituire poi i titolari. Beh, sicuramente l'Inter secondo me ha pagato innanzitutto l'impatto psicologico dell'uscita dalla Champions, perché comunque ha giocato due ottime partite ma non è riuscita a passare il turno. Inoltre, come detto, sta giocando praticamente ogni tre giorni e forse sta mancando l'uomo chiave che è stato nella prima parte di stagione, Çalhanoğlu, che quando si accende porta l'Inter alla vittoria. In quest'ultimo periodo invece sta un po' mancando, quindi l'uomo chiave Çalhanoğlu con il ritorno appunto del turco ad alti livelli l'Inter comunque fino a fine stagione dirà la sua per la lotta al titolo secondo me. Invece Leonardo, secondo te la cessione di Sensi è stata un errore? Se ci fosse adesso, se non fosse stato ceduto alla Samp a gennaio, sarebbe una situazione diversa a centrocampo per quanto riguarda l'Inter? Allora sì, sicuramente secondo me Sensi è stata una cessione troppo frettolosa e non studiata, visto il momento del centrocampo dell'Inter ora sicuramente sarebbe tornato utile, ricollegandomi appunto all'appannamento di Çalhanoğlu, Sensi poteva rivestire benissimo quel ruolo e essere importante per farlo rifiatare almeno in alcuni match.
Ok, adesso abbiamo parlato delle milanesi, però secondo in classifica in questo momento c'è il Napoli. Il Napoli con un Osimhen trascinatore, soprattutto nell'ultima partita. Ma secondo te il nigeriano è in grado di trascinare la squadra da solo, diciamo, fino alla fine della stagione, oppure il Napoli calerà? Ma sicuramente il Napoli ha solamente 3 punti di distacco dal Milan, che sono i punti che ha perso nello scontro diretto. Quindi, a mio avviso, resterà in corsa fino alla fine. Ci sarà bisogno sì dell'apporto di Osimhen, ma anche quello di Mertens, di Insigne, insomma un po' di tutti, perché le partite sono poche e tutti i giocatori diventano fondamentali. Tra questi, secondo me, un giocatore chiave può essere Zielinski, che ultimamente, proprio come Çalhanoğlu, essendo l'ago della bilancia del Napoli, si è un po' appannato. Dovesse tornare a offrire prestazioni di rilievo, può portare il Napoli a lottare per lo scudetto fino alla fine. Ma comunque, secondo me, Milan, Napoli e Inter se la giocheranno comunque fino all'ultima giornata. Tra l'altro Zielinski, che nell'ultima partita contro Verona è addirittura partito dalla panchina insieme a Insigne, quindi magari se dovesse partire titolare con un po' di fiducia potrebbe aiutare il Napoli. Invece c'è una sorpresa, diciamo, non, forse non tanto sorpresa, però per qualcuno sì. La Juventus, quarta, meno 7 dalla vetta, secondo te può competere per lo scudetto? Allora, senti, io non l'escluderei a priori, perché comunque viene da 15 risultati utili consecutivi e ora c'è la sosta, andrà a recuperare alcune pedine fondamentali a pieno regime come Zaccaria, Dybala, Bonucci. Quindi secondo me sì, Allegri dice che la Juve non può lottare, ma in fondo lui ci spera. Sicuramente sarà decisivo lo scontro con l'Inter tra 2 giornate. Se dovesse riuscire ad avere la meglio, sicuramente si candiderebbe fortemente per poter vincere anche lei lo scudetto. Bene, senti, adesso andiamo ad analizzare invece un po' quella che è la situazione salvezza, perché mancano pochissime giornate e qui le squadre hanno bisogno di punti se vogliono rimanere in Serie A. Ci sono Venezia, Genoa e Salernitana. Venezia 22 punti, Genoa 18, Salernitana 16. Chi si salva, chi ha più probabilità, chi ha meno probabilità, considerato poi il Genoa, 7° pareggio consecutivo, che per la prima volta nella storia, forse l'Inter era stata l'ultima squadra, l'Inter di Mancini, a fare 7 pareggi consecutivi. Sì, confermo. Allora, secondo me la salvezza del Genoa e della Salernitana è molto difficile. È vero, hanno invertito il trend di inizio stagione, però comunque vediamo il Genoa che pareggia ma non riesce a vincere. Per salvarsi i punti sono pochi, urge una vittoria. Lo Spezia sicuramente si è rilanciato dopo l'ultima vittoria nello scontro diretto con il Cagliari, anche l'Udinese sembra abbastanza tranquilla. Uno scontro che sicuramente sarà decisivo è quello tra Sampdoria e Venezia questo weekend, quindi in caso di sconfitta di una delle due, se non ci fosse appunto un pareggio, andrebbero a rischiare parecchio. Poi c'è anche il Cagliari che ha perso questo scontro diretto con lo Spezia, quindi non deve vanificare l'ottimo lavoro svolto da Mazzarri, soprattutto nel girone di ritorno, quindi anche in questo caso urge una vittoria, anche se in questo turno sarà difficile contro il Milan, per risollevarsi dalle sabbie mobili. Bene, perfetto. Allora iniziamo ad analizzare quella che sarà la 30ª giornata di Serie A. 10 partite, come sempre tutte sicuramente molto interessanti, ma fra tutte ne spicca una in particolare, il derby di Roma. Sarà un grande scontro fra Tammy Abraham e Ciro Immobile, giusto Leonardo? Sì, vabbè, questi sono i due bomber principali delle due squadre. Addirittura nel girone di ritorno abbiamo Immobile che è capocannoniere con 8 gol e Abraham con 7. All'andata è stato un match spettacolare, vinto dai biancocelesti per 3-2. Fu protagonista Pedro, che è un ex, in questa giornata giocherà complice all'assenza di Zaccagni. Fu protagonista anche Immobile, non segnò ma fornì 2 assist. Ora, dopo aver appunto superato il record di Piola e essere diventato il miglior marcatore della storia della Lazio, sicuramente vorrà tornare protagonista anche nel derby, timbrando il cartellino, perché per uno come lui sicuramente non si accontenterà di un semplice assist. Perfetto, invece per questa giornata quali sono gli indisponibili, quali sono gli squalificati? Li andiamo anche a vedere con l'aiuto della grafica, facciamo un riassunto di chi sono gli indisponibili più importanti. Allora, per quanto riguarda gli squalificati, sicuramente spiccano le assenze del Verona, che ne ha addirittura 3. La più importante è Faraoni, che ha ottenuto un'espulsione abbastanza ingenua nel finale per proteste.
Altra espulsione, altra squalifica in Genoa è quella di Zaccagni, che salterà il derby per una simulazione nella partita precedente. E poi c'è anche il rosso rimediato da Raspadori. Questo è un rosso pesante perché comunque Raspadori era in un ottimo momento di forma e ora dovrà fermarsi e lascia il Sassuolo senza appunto la sua fantasia in avanti. Ok, invece per quanto riguarda i giocatori in dubbio? Per quanto riguarda quelli in dubbio, sicuramente il nome più altisonante è quello di Bairami, che comunque sta disputando un'ottima stagione, è una new entry della nostra Serie A, però pare essersi ambientato abbastanza bene. È in dubbio, pare aver preso solo una botta, quindi comunque si può schierare, anche perché il Verona ha diversi indisponibili, sempre però con una riserva sicura. Squalificati, indisponibili, in dubbio, ma ci sono anche tanti infortunati. Allora, sì, sicuramente qui il caso più importante è quello di Zapata, che per molti aveva concluso la stagione, invece si vocifera di un recupero lampo nella seconda metà di aprile. Quindi questo sicuramente può essere un ottimo asso per il finale di stagione, sia per l'Atalanta sia per i fantallenatori che appunto hanno deciso di mantenere il giocatore colombiano nonostante l'infortunio. Prima di passare alle chicche statistiche, che tu Leonardo sai bene che sono le mie preferite, vorrei andare a vedere i bonus assurdi della scorsa settimana, della scorsa giornata di Serie A, la 29esima. Beh, secondo me il bonus più clamoroso è stato quello di Kalulu, che ha segnato il suo primo gol quest'anno con la maglia del Milan. È sicuramente un ottimo difensore, un ottimo prospetto che forma una bella coppia con Tomori, però insomma aspettarsi il suo gol, soprattutto per come è arrivato con questo tiro da fuori area, non era prevedibile e di certo avrà rovinato il sabato a parecchi fantallenatori, tra cui anche il mio, perché Esatto. sorpresa me lo sono ritrovato contro. Esatto. La sfortuna, ovviamente. Passiamo adesso alle chicche statistiche. Leonardo sa che sono le mie preferite. Leonardo, vediamo un po' cosa avete creato questa volta. Partiamo da Szczęsny. Allora, sì, Szczęsny questo fine settimana ha parato il suo nono rigore nella Juve, è il terzo di fila, è a meno uno dal record di Viviano e ha distanziato nuovamente Cragno in stagione che ferma a due, che appunto poche ore prima aveva anche lui parato il rigore a verde. Ok, fra le chicche statistiche c'è anche Molina. Sì, passando alla difesa, Molina è un difensore goleador, nessuno come lui, 5 gol in stagione, anche Criscito ne ha fatti 5, però su rigore è Molina il difensore che ha segnato di più su azione, quindi è sicuramente una piacevole scommessa vinta quest'anno. Beh, però c'è anche un altro difensore, Bomber, vogliamo dirlo? Sì, Esattamente. È Bremer. Bremer sicuramente è un difensore top che ha confermato quanto di buono fatto nella passata stagione. Ha segnato ben 11 gol nelle ultime 3 stagioni, quindi è il centrale che ha segnato più gol in Serie A negli ultimi 3 anni. Quest'anno ha segnato 3 gol, la passata stagione 5, visto che ha il vizietto del gol, secondo me potrebbe pensare di eguagliare o addirittura superare il suo record personale. Vedremo, vedremo. Invece Pellegrini? Sì, per quanto riguarda Pellegrini, con il rigore trasformato all'ultimo minuto contro l'Udinese, ha eguagliato il record dei suoi gol in stagione, stabilito nella passata con 7. Il dato però in calo riguarda il numero degli assist, solamente 3 quest'anno. 6 nella passata stagione, 9 2 stagioni fa, record personale, però comunque ancora una decina di partite a disposizione, quindi sicuramente potrà incrementare il bottino. Ultima chicca, Ibrahimovic. Ok, Ibrahimovic, va in gol da 7 partite consecutive contro il Cagliari, contro la squadra sarda. È un passo dal record di Vieri che segnò 8 gol contro il Perugia consecutivamente. Visto che a Ibra piace infrangere record, secondo me non è impossibile che questa giornata trovi la via del gol. Bene, prima di chiudere la prima parte della nostra trasmissione, voglio andare a guardare l'ultima grafica, quella che riguarda i giocatori a secco di gol. Andiamoli a vedere e poi chiedo a Leonardo, secondo te di questi giocatori quale si sblocca? Allora, innanzitutto ci sono Zielinski e Çalhanoğlu, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori chiave nel centrocampo delle due squadre, hanno disputato una prima parte di stagione eccellente, ora invece sono un po' in calo, però comunque devono sbloccarsi velocemente per il rush finale, sia per quanto riguarda la corsa scudetto, ma anche perché i fantallenatori chiedono i loro bonus.
emblematico, poi il caso di Muriel, che quest'anno più gioca e meno segna, addirittura solamente 4 gol in stagione, mentre nella passata stagione ne ha messi a segno 22, però praticamente entrando sempre dalla panchina. Anche in questo caso Muriel deve assolutamente sbloccarsi e tornare protagonista. Nell'ultima giornata ha colpito un palo, quindi comunque pian piano si sta avvicinando alla porta e potrebbe sbloccarsi subito. E infine, poi andiamo su due bomber di provincia in calo, che sono Beto e João Pedro, che non segnano, nel girone di ritorno mi sa che hanno fatto solamente un gol a testa. Quindi, nonostante un momento non negativo delle due squadre, perché l'Udinese comunque fa punti, il Cagliari anche nel girone di ritorno si è ben comportato, non riescono a segnare. Quindi, sia la salvezza che il rush finale per i fantallenatori dipende molto dai loro gol. Bene, Leonardo, adesso ti chiedo un nome. Chi si sblocca fra questi giocatori? Perfetto, Secondo me questa giornata sicuramente torna al gol Muriel. allora vedremo. Noi adesso andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra poco con la seconda parte di Go Fantaball. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede, magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Ed eccoci tornati con la seconda parte di Go Fantaball. Io sono sempre in compagnia di Leonardo Literlizzi. Ovviamente adesso insieme andiamo ad analizzare le partite che ci attendono per la 30ª giornata di Serie A, a partire da Sassuolo Spezia. Leonardo, per questa partita, che abbiamo scelto come boom e perché? In questo match può essere Frattesi, che all'esordio in Serie A comunque non ha fatto rimpiangere la partenza di Locatelli, ha segnato 4 gol, fornito 2 assist, non porta bonus da parecchio, soprattutto il gol, e in questa sfida che non si preannuncia proibitiva può tornare a essere protagonista. Perfetto, invece per la sfida fra Genoa e Torino. Qui sicuramente il Gallo Belotti è stato tanto tempo fuori per infortuni, è tornato, ha segnato già 2 gol e quindi sicuramente vuole tornare a cantare e recuperare il tempo perso nella prima parte di stagione. Poi abbiamo la sfida fra Napoli e Udinese. Secondo me è una sfida interessante perché il Napoli deve mantenersi nella parte alta della classifica. L'Udinese ha bisogno di punti salvezze e tra l'altro ha dimostrato nelle ultime sfide di essere una squadra davvero ostica. Sì, però secondo me comunque sarà il Napoli a prevalere e il boom per me può essere Fabian Ruiz, che quest'anno sta avendo un rendimento altissimo, addirittura superiore a quello di Zielinski, a dispetto di quello che si poteva pensare. Fornisce tanti bonus, gol, assist. All'andata è stato decisivo con un assist. In questa partita magari potrebbe essere decisivo con un suo sinistro a giro. Vediamo. Un'altra sfida super interessante secondo me è quella fra Inter e Fiorentina.
Sì, qui un uomo decisivo può essere Perisic, perché nonostante le titubanze iniziali si è preso la fascia sinistra, ha disputato finora un'ottima stagione, già 5 gol e l'Inter necessita dei suoi strappi, per appunto tornare alla vittoria. Quindi secondo me il man of the match di questo incontro può essere proprio lui. Anche perché deve riscattarsi, l'ultima prestazione è stata un po' deludente, un po' sottotono secondo me da parte del croato. Poi abbiamo la sfida fra Cagliari e Milan. Allora, qui ho inserito Theo, che comunque avere Theo in difesa è un lusso, per sua stessa dichiarazione è un attaccante nel corpo di un difensore, quindi insomma il fantacalcio è fondamentale, va sempre schierato, si inserisce a volte anche rigorista, quindi non necessita di molte motivazioni, Theo va schierato sempre e comunque. Venezia-Sampdoria, sfida salvezza. In questa sfida salvezza, appunto, sulla voglia di riscatto di Candreva, viene da un rigore sbagliato, quindi sicuramente avrà voglia di rifarsi. Questi sono match da non sbagliare. Anche qui, secondo me, lui può essere decisivo, magari con un assist. Empoli-Verona invece? Qui diamo un nome un po' scontato, che è quello di Barak, è sicuramente il miglior centrocampista del Fantacalcio, sta vivendo la sua miglior stagione, già in doppia cifra. Nessuno ha segnato come lui tra i centrocampisti, anche rigorista, e quindi Barak, questa stagione si schiera sempre e comunque contro qualsiasi avversario. Poi c'è una grande occasione per la Juventus che incontra l'ultima in classifica, la Salernitana. Esatto, anche qui abbiamo un difensore che però comunque gioca stabilmente in avanti, che è Cuadrado, che sta vivendo una seconda giovinezza, gioca praticamente sempre, è un giocatore imprescindibile per la Juve, ma anche per i fantallenatori, quindi anche in questo caso va schierato ad occhi chiusi. E invece per il derby che abbiamo scelto? Per il derby abbiamo due giocatori chiave. Abbiamo sia Zaniolo che vorrà sicuramente giocare il derby alla grande perché lo sente particolarmente, visto che ha fatto tutta la trafila della sua carriera nella Roma. Non ha vissuto finora una stagione al top, quindi cercherà quantomeno di lasciare il segno in questo match importante. Per quanto riguarda la Lazio, invece, parliamo di Milinkovic, che a differenza di Zaniolo è stato sicuramente più costante, ha segnato 8 gol, fornito 8 assist, un centrocampista totale, fondamentale, all'andata anche segnato, quindi anche in questo caso, secondo me, nel derby, che si prospetta comunque ricco di gol e spettacolare, può lasciare anche lui il segno. E poi a chiudere la 30ª giornata abbiamo la sfida fra Bologna e Atalanta. Sì, l'abbiamo detto prima, secondo me Muriel si sbloccherà, quello visto finora non può essere lui, è andato vicino al gol nell'ultima giornata, il Bologna è comunque una squadra che gioca e concede delle ripartenze dove Muriel appunto sappiamo che è letale, quindi in questo caso Muriel si schiera e secondo me si sblocca. Perfetto, adesso arriviamo finalmente alla nostra sfida, la top 11. Visto che l'altra volta ho iniziato io, Leonardo, questa volta lascerei iniziare te, magari ti porta fortuna, visto che l'ultima volta hai perso. Ma secondo me questa giornata non ho bisogno di fortuna, innanzitutto, e ti vado a motivare le mie scelte. Ok. Allora, in porta ho scelto Sirigu, che con la curva Blesin ha subito solamente 2 gol negli ultimi 7 incontri, quindi comunque dimostra che il Genoa ha un'ottima solidità difensiva. Può regalare un altro clean sheet, comunque al massimo un malus, ma compensato da un voto base positivo. Per quanto riguarda la linea difensiva, invece, ho schierato Bremer, che è uno dei difensori migliori della Serie A, sempre positivo, ma insufficiente, ha anche il vizio del gol, e a maggior ragione se si usa il modificatore difesa diventa fondamentale e va sempre schierato. Poi abbiamo Kalulu, quindi andiamo a sfruttare l'onda dell'entusiasmo del giovane difensore rossonero. Non mi aspetto nuovamente un gol, però mi aspetto comunque una prestazione positiva e almeno un 6,5 come voto base. Infine chiudiamo con Bastoni Simone, quindi il Bastoni insomma tra virgolette meno famoso, che è stato snobbato in molte aste iniziali e invece si è dimostrato una garanzia, ha segnato 3 gol, fornito 2 assist, gioca sempre prestazioni positive, gioca a centrocampo, quindi un difensore che gioca a centrocampo a maggior ragione va schierato e può essere appunto un fattore importante per il fantacalcio. Per quanto riguarda invece il centrocampo, andiamo innanzitutto con Fabian Ruiz, l'abbiamo già presentato prima, una super stagione per lo spagnolo, la migliore in termini realizzativi,
Quindi anche in questo caso, secondo me, contro l'Udinese, in un match fondamentale per il Napoli che non può sbagliare, può andare a bonus o comunque apportare un voto positivo. Poi abbiamo Frattesi che, come detto, non ha fatto rimpiangere Locatelli, un ottimo centrocampista, buona capacità di inserimento. Quest'anno ha segnato 4 gol, però il bonus manca da parecchio. Contro lo Spezia, in caso in una gara sulla carta non proibitiva, può tornare ad essere protagonista anche lui. Il terzo centrocampista poi è Pasalic, che nell'ultimo match si è letteralmente divorato un gol. Comunque un giocatore che spesso gioca falso 9, gioca sempre in avanti, ha sempre occasioni, difficilmente grazie all'avversario più di una volta, e sia da subentrante che da titolare può pungere in qualsiasi momento. L'ultimo centrocampista poi è Sensi, ne abbiamo parlato prima, che poteva fruttare all'Inter, farà sicuramente bene alla Samp. Si è presentato con un gol all'esordio, poi i soliti problemi fisici l'hanno un po' frenato, ora è tornato e sicuramente le sue giocate, la sua fantasia saranno determinanti in questo scontro salvezza. Infine, il piatto forte degli attaccanti. Partiamo da Pinamonti, bomber di provincia, che cerca la doppia cifra e al momento ferma 9 gol, non segna da 4 partite, però comunque ci va sempre vicino. È anche rigorista, quindi è importante questa chiave fantacalcio e essendo il Verona in emergenza tra infortuni e squalifiche, potrebbe approfittarne. E infine puntiamo tutto sul derby, che vedo come partita ricca di gol, Abraham e Pedro. Abraham, come detto, nel girone di ritorno si è definitivamente sbloccato. Ha giocato un buon girone d'andata, però è stato sfortunato, ha colpito diversi legni. Ora invece è una garanzia e magari vorrà lasciare il segno nel derby per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi. E infine Pedro, che è un ex, sicuramente vorrà far rimpiangere la sua vecchia proprietà che non ha creduto appieno in lui. Anche all'andata ha segnato. Qui giocherà al posto di Zaccagni perché è squalificato, quindi anche secondo me qui può nuovamente essere protagonista. Leonardo, la panchina invece, perché abbiamo scelto anche un giocatore per ogni ruolo, per la Sì. panchina. Allora, in panchina, in porta Falcone, che comunque ora sembra aver tolto il posto ad Audero e comunque sta offrendo ottime prestazioni. Dumfries, sicuramente ritornerà a titolare ed è un difensore, che può fornire sempre bonus. Kessié a centrocampo, sta giocando anche più avanzato, trequartista, quindi il bonus, può sempre arrivare e tra l'altro è anche il primo rigorista della squadra. E infine il Gallo Belotti che secondo me può tornare a cantare proprio in questa giornata. Perfetto, allora adesso vado a sfidarti con i miei 11. In porta ho scelto Musso. L'Atalanta non avrà una gara semplice con il Bologna, perché comunque il Bologna non viene da un ottimo periodo, avrà voglia di fare punti che servono per la classifica. Il Bologna però ha il sesto peggior attacco della Serie A, viene da una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare. In più la squadra di Mihajlovic ha colpito 17 legni quest'anno, praticamente nessuna squadra ne ha colpiti di più, è un pochino sfortunato. Quindi ho scelto il portiere dell'Atalanta. Per la difesa ho scelto Tomori, Gosens e Demiral. Tomori perché il Milan sulla carta ha una partita facile contro il Cagliari che nell'ultima sfida ha perso 2-0, ha il quarto peggior attacco della Serie A, avrà sicuramente voglia di vincere e di portare a casa dei punti fondamentali in chiave salvezza, ma Tomori si è dimostrato davvero una colonna portante della difesa del Milan. Gosens, perché ho scelto Gosens? Sulle fasce l'Inter nell'ultima partita non ha particolarmente brillato, quindi nel caso Inzaghi volesse dare un pochino di freschezza inserendo Gosens, che tra l'altro nelle ultime gare sta acquisendo sempre di più minutaggio, potrebbe essere un innesto importante, anche perché Gosens è listato difensore ma gioca come quinto, quindi è una posizione molto avanzata. Gosens è un giocatore molto offensivo, l'anno scorso infatti ha segnato tantissimo. Demiral, secondo me, è uno dei difensori, dei giocatori dell'Atalanta più in forma in questo periodo, infatti ha suscitato poi l'interesse di tantissime squadre, fra cui anche
anche il Real Madrid. Passiamo al centrocampo. Per il centrocampo ho scelto Traoré. Il Sassuolo nelle ultime 5 gare praticamente imbattuto e secondo me deve questo anche al giocatore che nelle ultime 5 gare ha segnato 3 reti e servito 2 assist. Ultimamente sta diventando proprio un giocatore fondamentale nel centrocampo del Sassuolo. Poi ho scelto Aramu, gli do una seconda possibilità perché tu l'avevi schierato, ha sbagliato il rigore, io invece gli do un'altra possibilità perché comunque è un giocatore che non sta passando un buon periodo, però il Venezia ha bisogno di lui per centrare la salvezza, quindi chissà che possa dare il suo contributo nella prossima partita. Barak, prossimo centrocampista, ne abbiamo parlato tanto durante la trasmissione, anche lui deve riscattarsi dopo una prestazione non eccellente, quella contro il Napoli, però io credo che contro l'Empoli possa davvero far bene, anche perché anche il Verona per tornare a vincere ha bisogno delle sue prestazioni. Per completare il centrocampo, Orsolini è un centrocampista che però in realtà gioca nell'attacco a tre, nel tridente insieme a Barro e Arnautovic, e il Bologna non vince da tre partite, potrebbe sfruttare dei momenti di distrazione dell'Atalanta per tentare l'affondo. Per invece il mio attacco ho scelto Dzeko, è il secondo giocatore più anziano ad aver servito almeno 5 assist nei migliori 5 campionati europei in corso, dietro solo a Luka Modric, insomma non un nome a caso. L'Inter, se vuole vincere lo scudetto d'ora in poi, le deve vincere tutte, oltre a sperare in un passo falso del Milan, e Dzeko si è dimostrato di essere abbastanza determinante in tantissime occasioni. Poi ho scelto Kereke, una sfida salvezza contro la Sampdoria. Il Venezia ha perso la sfida contro la Lazio e deve rialzarsi, anche perché la posizione in classifica è davvero critica, la zona retrocessione. Okereke è un giocatore veloce, abile sia nel contropiede che nel pressing, ha un bottino di 6 gol e un assist quest'anno e secondo me potrebbe essere l'uomo chiave di questa partita. Per completare la mia top 11 ho scelto Caputo, che gioca appunto dall'altra parte di Okereke, dall'altra parte insomma del campo. Questo giocatore che secondo me può essere importantissimo per questa sfida. Caputo ha segnato anche nella sfida contro l'Udinese cercando di riaprire la partita, erano sotto 2-0, quindi insomma sappiamo qual è il temperamento di questo giocatore. 7 reti e 6 assist per lui quest'anno. Come riserva invece ho scelto Sportiello, perché si sa che a Gasperini piace un pochino cambiare, quindi non so se partirà titolare Musso o Sportiello. E poi ho scelto Koulibaly per la difesa, Tamez per il centrocampo e Bonazzoli per l'attacco. Quindi vedremo la prossima volta, vedremo chi avrà vinto fra me e Leonardo. Per concludere la nostra trasmissione, io vi invito ad andare su Instagram, sulla pagina Fantaboom, sotto a questo post, la gufata, e a taggare il vostro prossimo avversario che ha praticamente già vinto la giornata. Sì ragazzi, ve lo consiglio anch'io, perché chi prima gufa ha sicuramente più possibilità di vincere, quindi non fatevi anticipare dal vostro avversario, venite tutti a taggarlo e fategli già i complimenti per la scontata vittoria di questo weekend. Perfetto Leonardo, grazie mille per essere stato con noi. Allora io non vedo l'ora che arrivi la prossima puntata di Fantaball per vedere se ho vinto di nuovo oppure se ti sei preso la tua rivincita. Io ti saluto, ti ringrazio nuovamente per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata. Ciao Leonardo. Ciao Rachele, buonasera a tutti.